Bentornati a Prison Architect. Nell'ultimo episodio eravamo andati abbastanza bene, non avevamo avuto grossi problemi, eravamo addirittura riusciti a costruire tutto questo piccolo muro di cinta per evitare, muro di cinta, questa rete di cinta per evitare le evasioni. Vediamo se in questo episodio riusciremo a sistemare un po' dei problemi cronici del carcere. E in particolare far funzionare, riuscire a risolvere la questione dell'educazione e far partire il laboratorio, l'officina. C'è una coda infinita di track. Eccoci qua, perché non mi avevano chiamato abbastanza spesso. Perfetto, un altro bell'incendio. Ho come l'impressione che non stiamo curando dei sistemi antincendio che cominciano a diventare necessari. Ora, se per cortesia i pompieri potessero arrivare alla velocità della luce, grazie. Abbiamo già avuto i primi due morti. Dai che i pompieri questa volta sono arrivati veloci. Blocchiamolo per favore, questo che si è rubato le chiavi. Il più velocemente possibile, ecco. Ok, fortunatamente questo rapido incendio si è risolto. E possiamo andare a ricostruire questi muri. Questi muri di cinta. E andiamo a vedere se possiamo anche risistemare la cucina. Avremo, questo di sicuro ci darà dei problemi. Per il fatto che no, a questo giro non avremo quasi di sicuro sufficiente cibo per tutti. Cominciamo anche a prendere una. Ah, non abbiamo soldi praticamente. Quindi abbiamo bisogno che entrino un po' di. Nuovi prigionieri, aumentiamo la velocità. Questi camion, uno alla volta, sono qualcosa di allucinante. Ognuno porta una cosa, non so perché. Non so perché le ho ordinate molto separate. Ecco i nuovi prigionieri che stanno arrivando. E come immaginavo, con questa cucina che era la più grossa che avevamo, non funzionante, abbiamo un grosso problema di approvvigionamento del cibo. Allora, cominciamo a ricollegare il tutto qua. Ci entra qualche soldo, fortunatamente. Possiamo mettere giù qualche cuoco.
Andiamo a vedere. Allora, andiamo a mettere qualche altra ora di lavoro. Work free time, work free time, work. E per il massimo sicurezza invece questi me qui mettiamo dei bei lock up. Abbiamo un paio d'ore d'aria. Mentre per i criminal insane aumentiamo un po' i programmi. Ok, vediamo se è un po' meglio adesso. Andiamo a vedere anche i programmi. 26 interessati, 4 finiti, 1 passato, 15 in coda, 3 finiti per la bievola, 0 passati purtroppo, 6 passati nel trattamento delle droghe, 2 in coda. Allora, qui possiamo effettivamente farne partire degli altri. Ok, terapia di gruppo, anche qui non ci sono abbastanza insegnanti. Paroleering ne possiamo mettere un po'. Spiritual Guidance, non so bene cosa sia. Consulto psichiatrico, anche qua ne aggiungiamo un po'. Anche uno all'ora, se è possibile. E questi non sono ancora a posto. Allora, General Education Qualification, no time slot. Stop. Spiritual Guidance. Ecco, comunque non ce ne sono. Ok. Qui purtroppo non abbiamo ancora il collegamento elettrico, non capisco perché, non abbiamo abbastanza fondi. Bene. Abbiamo un altro tentativo di fuga, effettivamente i hanno capito che l'unico punto dove si riesce a scappare è questo, e quindi andiamo a aumentare. Ah, non andiamo a aumentare un bel niente perché non abbiamo fondi. Allora, cerchiamo di capire una cosa. Nelle utilities ci sono degli sprinkler, ovvero qualcosa. Abbiamo avuto 5 morti oggi intanto. O negli oggetti. Vediamo. Sprinkler. Esatto, eccoli qua. Perfetto.
per gli incendi e abbiamo qua anche i nostri un nostro tentativo di fuga risolto. Quindi dobbiamo mettere giù dobbiamo mettere giù anche gli erroratori per gli estintori per gli incendi e vedere se con gli estintori riusciamo a evitare questi grossi due incendi che abbiamo avuto. Sarebbe già un bel passo avanti evitare di avere un problema del genere, soprattutto nel mentre. Questa non è collegata. Connect. Sì, è collegata. Allora, perché questi sono incastrati qua? Ma. Siamo in qualche modo tornati in attivo. Di soli 5 dollari. Vediamo se sono sufficienti per tirare questo cavo. No, ne servono 10. Non capisco dove manchi, probabilmente qua. Ok, abbiamo sì questo grosso problema del cibo. Vediamo questo. È più della metà della pena. Ed era un ex poliziotto, quindi è il caso di farlo uscire il più velocemente possibile, se possibile. C'è qualcuno a controllare le porte, sì. Oh, sono entrati un po' di soldi, quindi andiamo a chiudere questo problema qua. Perfetto. E vediamo se possiamo anche provare a mettere nelle cucine almeno i sprinkle. No, costano 20 e abbiamo speso tutto per quei cavi. Allora, andiamo a vedere l'ultima morte che c'è stata. È stato già rimosso il corpo. Abbiamo un altro prigioniero con i suoi livelli di e io a questo punto farei un altro bel shakedown di tutti i settori. E vediamo se riusciamo a risolvere, anche perché la situazione è decisamente migliorata dal punto di vista del pericolo, quindi non dovremmo scatenare una rivolta con uno shakedown. Vediamo tutto quello che riusciamo a trovare. Soprattutto se i nostri guardiani fanno il loro mestiere. Per il momento troviamo incredibilmente poco. Un po' di cose non molto pericolose.
qualche droga. Un tunnel, eccoci qua. Anche questo tunnel l'avevo già cercato, ma non l'avevano trovato la volta scorsa. Oh, una corda, una mazza, un sacco di cellulari. Probabilmente sono stati dati da qua. Oppure sono stati lanciati dentro. Vediamo se riusciamo a capire. Da dove sono entrati. Per esempio questi cellulari. Sono entrati tutti più o meno dalle mura perimetrali. Vediamo se riusciamo a molto stoico. Perfetto, la cucina è ripartita. Allora, come dicevamo, volevo mettere giù un po' di sprinkler. Proviamo con 4, vediamo se va bene. Qua un paio. Qua un paio. E qua un altro paio. Ok, ho già finito i fondi. E immagino che poi vadano collegati all'acqua. C'è un po' di clamore qua in giro. Lo shakedown ha portato non un granché, in realtà temevo una situazione molto peggiore. Ok, gli sprinkler vanno giustamente collegati all'acqua. Siamo purtroppo in passivo in questo istante. Dovrebbero però arrivare a breve i prigionieri. Eccole lì. Sono i taser quello che ci sta mandando in passivo. Ok, ecco i nuovi prigionieri. Vediamo se c'è qualcuno che possiamo reclutare al volo come informatore. Questo è strong.
il bel rumore dei taser. Ok, finalmente la nostra scuola è partita. Qui ho visto uno che aveva una corta. Potrebbe essere lui. O lui. Vediamo se l'ho vista bene. Eccolo qua. Questo è di minima sicurezza. Non ha particolare reputazione. Nel mentre abbiamo quasi finito lo shakedown generale e siamo purtroppo in passivo per i taser che abbiamo acquistato. Allora, ancora 36 prigionieri per la libertà vigilata, ma per il momento nessuno. Proviamo a reclutare questo come informatore, anche se è prossimo all'uscita. Gli informatori naturalmente sono a rischio. Vediamo se questo anche lui possiamo reclutarlo. Questo invece è deve stare dentro ancora parecchio. Gli shakedown purtroppo sono ancora molto lunghi con questo, con l'attuale numero di dipendenti. Ok, dovrei provare a salire a 40 guardie se riesco. E finalmente è partito il. Non l'abbiamo visto funzionare, ma guardiamo, qui c'è del legno, qui c'è del metallo e stanno producendo le targhe per le auto, quindi questo va molto bene. Ecco qua uno dei nostri che sta lavorando e un altro che è arrivato adesso a lavorare. È un lavoro in due fasi, qui tagliano il metallo e qui poi lo fanno diventare delle effettive targhe. Labyrinth si chiama questo. Lost Labyrinth. Labyrinth, Lost Labyrinth, Labyrinth. Gli ultimi 4 punti dello shakedown non capisco perché non vanno.
Allora, questo prigioniero dovrebbe andare in un'area dei criminal insane, ma purtroppo non ci sono più celle per i criminal insane. Ah, segno di quanto ti rimatto il mio carcere. Vabbè, interrompiamo lo shakedown comunque. No, non si interrompe così. Stop all, perfetto. Cosa stai combinando, Blake? Allora. Adesso abbiamo nuovamente 4.000, 4.000 dollari. E possiamo andare a ricollegare gli sprinkler sperando di salvarci dagli incendi. Ok, qui non so se non ne avevo messo un secondo perché non avevo finito i soldi, quindi nel caso andiamo a metterlo immediatamente. E ci saranno altri posti che possono andare a fuoco? Non lo so. Allora, questo intanto andiamo a collegare. Ok. Questa porta non l'avevo ancora automatizzata. Nel mentre penso, ah sì, quei 3.000 che sono arrivati probabilmente erano dovuti al grant delle targhe che dovrebbe essere completato. Il Segel Block D vuol dire portare a 200 il numero di prigionieri, cosa che potremmo provare a fare a un certo punto. Soprattutto volevo fare le celle con più letti. Questo non mi sembra il caso. Questo lo possiamo fare. E il max questo era praticamente già risolto, perfetto. E ci ha portato un bel po' di soldi, quello della massima sicurezza, con il quale andiamo a risistemare quest'area bruciata. Allora, concrete per questo, fancy floor per questo. White tiles per il bagno, se c'è della moquette per gli uffici, perfetto, la moquette per gli uffici e concrete floor per questa parte. E mettiamo giù della bella moquette rossa per il nostro avvocato e andiamo anche a sistemare per quanto riguarda l'avvocato. Legal procedure no, small cell, permanent punishment, qui è tutto a posto. Qui serve un foreman.
Ok. Bene, direi che a questo punto, fatte anche queste due giornate, più o meno siamo ancora in una situazione decente, con tutti i limiti che abbiamo ancora in questa prigione, ma se non altro sono cominciati a partire i lavori e dovremmo riuscire a gestire, se non altro abbiamo un piccolo gruzzoletto da gestire. E vediamo se questo ci riesce a mettere in moto per la costruzione di una nuova ala che dovrà includere per forza un'altra mensa e probabilmente un'altra cucina per avere un'area dove mettere altri 100 prigionieri, quindi raddoppiare la capacità dell'attuale prigione. Vediamo se tutte queste... ecco, qui dicono che i livelli di contrabbando sono fuori controllo, ma ho appena fatto uno shakedown. Un'ultima cosa prima di chiudere, volevo vedere se per caso qui nell'intelligence i nostri informatori già fanno qualcosa. Effettivamente qualcosa stanno già facendo e non sono a occhio sospetti. Questi sono i nostri membri delle gang, ma non sono gang, sono in realtà due singole persone. Bene, e quindi direi che per oggi è tutto, e nel prossimo episodio vediamo se riusciremo a cominciare l'espansione della prigione. Al prossimo episodio!